Ciao a tutti, allora benvenuti e bentornati sul canale, io sono Silvia, questo è l'angolo di Saidori. Oggi parliamo di un argomento per me fondamentale quando si tratta di make up, ossia le sopracciglia. Se come me vi vedete le sopracciglia un po' sfigatelle quando praticamente non le mettete un po' in ordine con una matita, un prodotto in pomade, qualsiasi cosa insomma che dia loro una forma e che le migliori, allora siete nel video giusto. Quindi vi farò vedere un prodotto che mi sta piacendo tantissimo e che quindi voglio provare insieme a voi e raccontarvi il perché lo amo così tanto. Allora, il prodotto in questione è Unbelieve Brow di L'Oréal. Vi faccio vedere il colore che L'Oréal inizialmente mi ha mandato, che è il 105 Brunette. Questo colore appunto abbastanza scuro, è un castano scuro. Adesso farò uno swatch del colore sul mio dorso della mano e così potrete capire di che colore stiamo parlando. Questo è Unbelieve Brow, è quindi come vedete un bel castano scuro. Questo prodotto mi ha conquistata. Ho iniziato ad utilizzarlo subito, viene appunto venduto in questa confezione con un pennellino indispensabile. Ops, mi stava accadendo, quindi non andate a perdere questo pennellino perché vi è assolutamente indispensabile. È un pennellino fatto molto bene, dove praticamente da un'estremità avete il classico scovolino per pettinare le sopracciglia, dall'altra come vedete avete un pennellino a taglio, tipo di quelli che potete utilizzare anche per fare l'eyeliner, ok, sono tornata a fuoco, o comunque per disegnare le sopracciglia. Quindi il metodo di utilizzo di questo prodotto, per come lo sto utilizzando io, non è certamente quello di andare con lo spazzolino, con l'applicatore floccato direttamente sulle ciglia, sulle sopracciglia, assolutamente no, verrebbero super intense, troppo fake, non va assolutamente bene. Il metodo è quello di andare innanzitutto a pettinare, potete anche utilizzare il metodo delle soft brows, quindi se avete la classica saponetta che spopola ultimamente, andate a grattare con il vostro scovolino e a fissarle inizialmente con la saponetta, verranno benissimo. Io non lo faccio, la voglio acquistare, voglio prendere quella di Make Up Revolution, di cui si parla e parla tanto, però vabbè. Al di là di questo, il prodotto poi va prelevato con il pennellino, a mio avviso, direttamente dal bastoncino, dove magari ce n'è meno per i tratti in cui volete meno prodotto. Io di solito inizio a due terzi della sopracciglia, quindi non dall'attaccatura, ma inizio più o meno da questa altezza, e lì non mi piace avere tantissimo prodotto, mi piace invece che siano più scure alla fine, quindi vado a prelevare proprio sull'applicatore floccato. Utilizzo il bastoncino anzi per andare a ripulire un pochino la punta del pennellino, e col pennellino fate veramente un tratto super super preciso nelle vostre sopracciglia. Caratteristiche del prodotto. Allora, dice la stessa confezione che c'è una durata di 2 giorni, quindi dice 2 giorni di tenuta. Ovviamente io non ho tenuto le sopracciglia 2 giorni, però vi devo dire che hanno una tenuta fantastica. Cioè, una volta che voi andate a lavorare sulle vostre sopracciglia, non dovete temere di potervi toccare accidentalmente e trasportare tutto il colore in giro, mettere un cappello di paglia al mare e vedere che vi si è sciolto tutto, che il calore vi sciolga le sopracciglia, che anche semplicemente un tuffo al mare ve le possa sciogliere, perché non succede, resiste assolutamente all'acqua. Io per levarle devo la sera prendere uno struccante bifasico, andare col cotone e levarle, se no non si smuovono, quindi questo è veramente top. Poi hanno un aspetto estremamente naturale, cioè se voi le andate a guardare da vicino non si capisce granché, se non per il fatto che sono veramente super perfette rispetto magari a prima, che ci avete messo un prodotto. Non ha un aspetto fake, quindi è molto veritiero il risultato finale, e quindi mi piace tanto per questo. Infatti sulla confezione dice waterproof
transfer proof, quindi non si trasferisce. Ripeto, se mettete che sia un cappellino, non vi trovate il cappellino sporco di materiale delle sopracciglia. Smudge proof, quindi non si sfuma, non si sparge intorno. E poi è resistente anche al sudore, assolutamente sì. Dal mio punto di vista avrebbero potuto, inizialmente avevo anche pensato che avrebbero potuto fare un vasettino dove poter andare appunto direttamente a prendere, però credo che il prodotto si sarebbe seccato molto di più. Invece in questo modo, con l'applicatore tipo lip gloss, per dire, secondo me rimane molto più morbido e si secca molto molto meno. Le colorazioni sono 4, c'è il 103 per le bionde, il 104 che è quello che io secondariamente sono andata a comprare perché appunto il 105 brunette era troppo chiaro, quindi scuro, scusate, e quindi sono andata a prendermi questo che è quello che indosso attualmente. Lo trovate in questo momento, perché io l'ho preso 2 giorni fa, qui dovrebbe ancora esserci, al Tigotà a metà prezzo, perché l'ho pagato 10,90, quindi costicchia perché ovviamente costa sui 22 euro più o meno, 21 e rotti, insomma quasi 22 euro. E, dicevo, ecco il 104, poi c'è il 105 brunette, poi c'è il 109 ebony, quindi ebano, ancora più scuro, ancora più verso il nero. Diciamo che secondo me per la maggioranza delle ragazze castane chiare va bene il 104, la castane scura, io andrei sul brunette e poi le bionde. Non so, il 109 ebony secondo me è proprio veramente, se siete molto giovani, perché lo scuro tende inevitabilmente a indurire i lineamenti, se avete i capelli veramente scuri, neri, proprio neri, ma di regola starei più sulle due tonalità appunto centrali, a meno che appunto non siate proprio bionde, e quindi magari il 103 è meglio. Però ripeto, come vedete non è molto scuro neanche il 104, quindi secondo me per molte bionde anche il 104 va bene. Vediamo cosa dice il retro della scatola. Dice 90 secondi di applicazione, e questo insomma, vabbè, lascia il tempo che trova, nel senso che io ci metto veramente pochissimo, probabilmente ci metto un minuto scarso a farle. Ho la forma abbastanza pulita, non faccio altro che andare a riempire gli spazi vuoti, non sbordo fuori dai miei spazi, seguo semplicemente veramente la linea naturale del mio pelo. Qua un pochino di più, un pelino forse devo sbordare, perché dove ci sarebbero i miei peletti non ci sono più, perché li ho tolti malauguratamente quando ero più piccola in maniera sconsiderata. Però questa è abbastanza semplicemente da riempire, questa è leggermente più da la figura qua dietro indica di andare a inizialmente riempire le sopracciglia con l'applicatore, cosa che invece io sconsiglio assolutamente, a meno che non abbiate delle sopracciglia molto molto larghe, di modo che applicando anche una piccola quantità di prodotto al centro delle vostre sopracciglia, piccolissima, poi possiate andare con il pennellino a portarla e spargerla tra virgolette nel resto delle sopracciglia. Ma se non avete delle sopracciglia veramente grandi, nel mio caso già mettere l'applicatore mi fa sbordare fuori dalla linea del mio sopracciglio, quindi secondo me vale per chi ha veramente le sopracciglia alla Cara Delevingne, che giustamente avendo le belle grosse può permettersi l'applicazione in loco direttamente del prodotto. Se no, a mio avviso, non seguite questo, ma andate a prelevare con la punta appunto del vostro pennellino un pochino di prodotto per volta, poco poco. Loro invece dicono di farlo secondariamente. Poi dice, per terminare, sfuma e riordina le sopracciglia. Io consiglio, dipende da quanto le avete incasinate a livello anche di lunghezza del pelo, io per esempio le taglio le sopracciglia con un forbicina col pettinino inserito, la trovate tranquillamente su AliExpress o altrove, perché le ho, mi crescono veramente troppo lunghe, quindi ho veramente bisogno di sistemarle. L'alternativa potrebbe essere con il soft brow, sì, di non accorciarle ma di andarle a sistemare molto bene col sapone e sfruttare diciamo la lunghezza del pelo per infoltire le sopracciglia. Non sarebbe male come idea, al contrario di tagliarle, solo che io, non avendo ancora provato questo metodo e vedendomi le sopracciglia che vanno ovunque, tendo a tagliarle. Devo dire che questo prodotto ve le tiene anche leggermente sistemate, ferme nel loro punto. Vi faccio adesso vedere la differenza di colore col 104 rispetto al 105. Eccolo qua, come vedete c'è tanta differenza,
è molto molto più chiaro e più delicato come marrone. Questo è un marrone. Entrambi sono abbastanza freddi, come colori, però come vedete questo è veramente scuro rispetto a questo qua. Adesso vi lascio all'applicazione del prodotto, giusto per vedere come cambiano le sopracciglia, non di certo per fare scuola su come si debbano fare, perché io non sono assolutamente una makeup artist, ma vi faccio vedere come semplicemente le faccio io. Anzi, se voi siete più bravi di me, otterrete sicuramente anche un migliore risultato. Adesso vi faccio vedere. Vedete che io con un cotoncino sto andando praticamente a cercare di rimuovere il prodotto. Quello che ho appena applicato, che non ha fatto in tempo ad asciugarsi, è andato via, ma quest'altro, come vedete, non si muove, cioè una volta che si asciuga non è sfumabile, lo vedete, non si sfuma proprio per niente, rimane lì in sede. Ovviamente l'altro l'avevo appena applicato e quindi non si smuove, cioè quindi si è levato perché non si era asciugato, l'avevo applicato e l'ho levato. Bene, vi lascio intanto Allora, all'applicazione del eccoci qua prodotto. al momento del test. Io, come sapete, ho l'Unbelievable Brow scuro, come vi ho appena detto, quindi il numero 105 Brunette, che mi è stato inviato appunto da L'Oreal e che è veramente un pochino scuro, visto che io, come vedete, ho il degradé con dei toni, diciamo, di biondo miele, e vedevo che mi induriva troppo lo sguardo. Quindi sono andata a comprare, come vi ho detto, il castano, il numero 104, quindi proverò questo. Vi faccio adesso vedere vicino allo specchio qua, e queste sono le mie sopracciglia pre trattamento con l'Unbelievable Brow, e vi faccio vedere come le rifaccio, accentuando quindi un pochino la loro linea, dando un po' più di definizione con il prodotto. Ok, quindi questo è il pre e adesso vediamo il post. Risultato, come vedete, non è eccessivo, il colore è molto 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 più carino rispetto al colore più scuro su di me. Però ripeto, se siete castane scure vi conviene andare a prendere il 105 Brunette. Per me è meglio questo perché, come vedete, si aggiusta meglio rispetto al mio colore di base. Guardate la differenza tra le due sopracciglia. Contate che questa è la mia sopracciglia più bella, questa è quella più sfigata. Adesso faccio anche l'altra, che appunto è più disastrata. Aspettate. Ok, questa è più disastrata e più incasinata. Vi faccio vedere il risultato. Pressure.
questo punto pulisco il pennellino, è proprio con il pennellino praticamente pulito, che lascerà credo un alone di prodotto, vado sui peletti iniziali, poi li pettino anche. Mi piace che sia molto più chiara l'attaccatura. Voilà, questo è tutto quello che faccio, vedete? Le tengo abbastanza naturali, che trovo che addolciscano di più lo sguardo. Poi dipende dall'abilità di ognuna, io non sono super brava, faccio insomma del mio meglio, cerco di fare del mio meglio, però ovviamente il make up è per tutte le donne, per cui alla fine della fiera quello che riusciamo a fare è magari renderci un po' più carine anche ai nostri occhi. Io ovviamente con le sopracciglia così un po' rifatte mi vedo. Allora, io spero che questo brevissimo video vi sia stato d'aiuto, vi lascio il link del prodotto in info box. Non è assolutamente un video sponsorizzato, L'Oreal non sa nemmeno che io lo sto realizzando, semplice, anche perché è un prodotto, ripeto, me lo sono comperato, l'altro mi è stato inviato. Questo qua probabilmente lo regalerò a qualche amica che ha le sopracciglia più scure delle mie, o non so, ditemi voi, negli scorsi video avevo provato questo un po' più scuro, quindi negli scorsi video dove ero truccata sicuramente avete visto questo qua sulle mie sopracciglia. Ditemi la vostra, se magari vi piaceva di più scuro, fatemelo sapere, ci farò un pensiero. Io mi vedo un po' meglio con questo, soprattutto devo dire dal vivo, perché contate che la telecamera smorza un po' i colori, quindi anche quando siete dal vivo abbastanza truccate, in videocamera sembrate un po' più slavate, per cui c'è anche questo da tenere in conto. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video, spero che le ragazze che mi avevano chiesto un'opinione in merito, visto che l'avevo, diciamo, sponsorizzato, ne avevo parlato sulle storie di Instagram dicendo appunto che lo stavo ricomprando da Tigotà scontato nel colore un po' più giusto per me, siano contente del fatto che abbia realizzato in maniera veloce questo video e non insomma abbia aspettato tanto, perché so che in tante siete in procinto di partire per le vacanze. Secondo me questo è un prodotto che d'estate, se volete andare in spiaggia ma ritoccarvi un po' le sopracciglia perché non vi sentite a vostro agio, ci sono ragazze che proprio non ne hanno, che hanno bisogno di rifarsele completamente, e quindi questo può essere una mano santa. Per il momento vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio, ciao!